si chiama Quinto Share, il servizio che consente il noleggio delle autovetture a Pescara. Il primo car sharing nella storia della città parte oggi e ha natura sperimentale. Durerà 18 mesi. Gli stalli da due vetture ciascuno, posizionati su Viale Pindaro, sul lungomare vicino alla nave di Cascelle e nei pressi della stazione ferroviaria, danno l'opportunità di avere a disposizione una macchina elettrificata della gamma Toyota o Lexus. È compreso anche il carburante in questi spostamenti e sarà possibile per i cittadini ovviamente prelevare in uno di questi stalli che vi ho comunicato e poter muoversi liberamente nel comune di Pescara, utilizzare nel tragitto anche le strisce blu gratuite, quindi parcheggiarsi anche su tutte le strisce blu. L'importante per la conclusione del servizio è riportare il veicolo in uno degli stalli, non per forza lo stesso a cui si è preso, però magari comunque uno dei tre, quindi il parcheggio deve essere preso e riportato in uno degli stalli che vi ho appena elencato. Tutti i mezzi sono ovviamente assicurati anche con copertura casco. Prima volta nella storia di questa città che viene implementato il servizio di car sharing pubblico. È un noleggio pubblico che ha delle caratteristiche sensazionali nella prospettiva soprattutto della intermodalità, che è stata un po' la linea guida di questi 4 anni e mezzo di amministrazione, che ha visto implementare a Pescara il servizio di micromobilità, di bike sharing e oggi invece attiviamo il servizio di car sharing. Anche questo è un sistema per creare alternativa all'uso dell'automobile, secondo le linee guida europee e secondo un po' il fil rouge che ha guidato l'assessorato alla mobilità in questi 4 anni e mezzo.